che poi uno si domanda perché le finestre degli inglesi sono divise in tre. Primo, perché in caso di vento si possono aprire solo una piccola parte, quindi creando una ottima situazione di entra meno vento è possibile. Secondo, perché se si dovesse rompere, se ne cambia un pezzo solo, non tutte e tre, e un vetrone del genere costa migliaia di euro. Cioè, è geniale questa soluzione. Ed eccoci qui, entriamo. Allora, attenzione, questa è la serie Cruiser della Sprite, significa che è la versione costruita per l'Europa continentale, quindi non è esattamente una caravan inglese, lo si vede alcuni dettagli, comunque già molto. Punto primo, il finestrino, l'oblò panoramico fin sopra, che è una vita che gli inglesi hanno. Due, vediamo le tendine, che non sono come le nostre, belle incriccate. Queste sono facili da aprire, da chiudere, sono semplicissime da staccare, da lavare, una vera manna. Guardate nella parte anteriore le prese elettriche come sono messe, belle, facili da usare, belle tranquille. Questo è il tavolino che divide la dinette, è un tavolino molto particolare perché ha la possibilità di essere, come vedete, di essere ampliato, tavolino da tè, può essere completamente asportato in maniera tale qua da fare un letto matrimoniale, e altra cosa, se lo vedete qui, abbiamo la rete a doghe, la vedete? Ecco, adesso ve la faccio vedere un attimino, che così almeno, ecco qua, questa è la rete a doghe che consente di costruire qua un eventuale letto matrimoniale. È un letto matrimoniale di fortuna, però uno dice anche per fortuna che c'è. Altra particolarità delle caravan inglesi, se notate, avete l'apertura delle, adesso c'è la moquette, non si apre, però perché non ho messo la sua originale, comunque avete l'apertura dei gavoni che è sul lato lungo, non è sopra, e questa è anche un'altra situazione veramente eccezionale. Scusate il dito. Gli imbottiti sono conformati, hanno un'imbottitura che è extra strong, e sono conformati in maniera tale, se lo potete anche vedere, da avere addirittura anche il supporto lombare. Altra cosa che possiamo notare nella cucina, tutte le cucine delle caravan inglesi hanno questo tipo di soluzione, la vedete? Ecco, c'è il tagliacarne che copre anche il lavandino, e lo sgocciolatoio per quando si lavano i piatti. È una cosa, questa è un'altra di quelle soluzioni che uno dice, ma perché in Italia non si è pensato mai? Allora, boh, non si capisce perché in Europa continentale, caro, non ce l'hanno. Sopra c'è l'alloggio per il forno a microonde che sapete che fa male alla salute, ce l'hanno, consiglio sempre io di toglierlo e di venderselo, e ci si guadagna. La cucina ha quattro fuochi, attenzione, i quattro fuochi in realtà occupano meno spazio dei tre fuochi normali, cioè dal punto di vista dei centimetri questa cucina è larga come le cucine delle caravan normali europee, ma ha più spazio, oppure la parità di spazio più corta. E la cosa intelligente è che tre fuochi sono a gas e uno elettrico, perché così in caso mancasse il gas comunque si può finire di cucinare. Se non è geniale questo, ecco, rimettiamo tutto a posto. E ovviamente ha forno a gas e lo scalda a vivande, perché la mattina quando uno vuole scaldarsi le brioche per mangiarle. Qui abbiamo un classico armadietto col portatelevisore, ah vabbè, qui c'è la centralina e qui c'è la zanzariera, che soltanto la nostra Fendt, cazzo, non c'è la zanzariera, vabbè. E qui abbiamo la porta che porta al vano. Questa disposizione non è delle più centrate, non è neanche molto inglese, però vabbè. Il lavandino, come vedete, non è un'acquasantiera, è un lavandino. Qui abbiamo, questa è una disposizione interna che normalmente si vende su alcuni camper europei continentali, l'hanno fatta per le caravan inglesi, ma non è che, guardate un attimo il box doccia, che è completo fino a sopra, è un monoblocco in vetroresina, una cosa eccezionale.
È veramente strepitoso. Adesso proviamo ad andare qua e se vedete, ecco qua, guardate che roba, cioè è una cosa incredibile. Comunque, detto ciò, adesso ci andiamo verso l'uscita. Un attimo che ci sono delle persone, dobbiamo attendere che le persone escano per poter... Adesso appena escono, un attimo, facciamo l'ultima cosa. O in questi tedeschi non cambiano mai. Eccolo qua.